faccio una premessa personale che non avevo previsto, ma che mi sembra la maniera migliore per augurare sia chi ha finito e oggi prende questo bel riconoscimento attestato, sia per quelli che cominciano adesso. Ecco, quindi faccio questo riferimento perché penso che sia veramente di grande aiuto e vi possa dire qualcosa. Io sono nata e cresciuta al sud Italia, quindi credo che tra l'altro molti di voi vengano, poi Pavia è sempre chiaramente per la bellezza e per l'importanza di questa sede universitaria un punto di riferimento imprescindibile in Italia. E sono venuta a studiare al nord, quindi come tanti di voi, e avevo piano piano avevo due sogni durante il periodo universitario proprio nel cassetto. Uno dei sogni era quello di lavorare in editoria, un altro era di lavorare magari in università. Questo naturalmente è venuto dopo ed erano due, penso, obiettivi che forse molti di voi anche hanno dentro, hanno nel cuore. E erano tempi diversi, lo dico subito, perché la situazione italiana erano gli anni Ottanta, era ben diversa da quella che è oggi. Però io dico sempre a tutti, lo dico ai miei figli, lo dico a tutte le persone che lavorano con noi, che sono giovani e ne abbiamo tanti che sono usciti da altri master e che sono venuti poi a fare lo stage e che abbiamo scelto per delle caratteristiche magari che, di cui poi se avete piacere vi parlerò anche perché credo che una lectio magistralis adesso non debba soltanto parlare puramente di editoria per come l'editoria poi si divide oppure per i vari aspetti della formazione, ma è importante che voi abbiate anche molto chiaro poi che cos'è il lavoro concreto. Dico questo perché è bello che chi ha un sogno nel cassetto, nonostante i tempi difficili e tutta la confusione anche che è legata a delle cose che sono fuori dalla vostra portata. Se voi avete un sogno nel cassetto che è quello di lavorare in editoria, non perdetelo. Non perdetelo, il che vuol dire però lavorare in un certo modo per prepararvi a affrontare questo sogno che è lavorare in editoria, che poi è fatto di tanti elementi di competenza innanzitutto, e la competenza ve la farete in questi mesi bellissimi, di competenza sulle varie discipline che compongono il lavoro in editoria, è fatta anche di partecipazione, di lavoro di gruppo, di grande capacità di essere, di lavorare in una struttura insieme agli altri, che è fondamentale, che per me, che ho scelto i ragazzi poi che sono venuti a lavorare in Sarani partendo proprio dal master, è stata una delle caratteristiche alle quali tenevo di più, è fatta di interessi extra curriculari, extra lavoro puro, di curiosità soprattutto. Questi secondo me sono gli ingredienti giusti per poi vedere che fare anche un distinguo, cioè riuscire veramente a capire perché il lavoro editoriale è un lavoro di equipe, di squadra, è una casa editrice, vale per la gente che lavora non solo per i libri puri, per il catalogo puro, ma una casa editrice è fatta dalle persone che lavorano, altrimenti è un puro nome, finisce molto velocemente un marchio perché la squadra che ha lavorato non c'è più. Questo è quindi importantissimo ed è un elemento che forse viene sottovalutato, viene poco preso in considerazione, ma se come studierete o avete appena studiato, guardate la storia di molte case editrici importanti in Italia e la vedete da questo punto di vista, vedrete che solo quando una certa squadra ha lavorato in un certo modo, si sono
avuti determinati risultati di qualità. Parlo di tantissime, l'Einaudi storica è stato un esempio, sì, sicuramente le figure dei capi sono delle figure fondamentali, ma non basta. Chi lavora in editoria sa che la cucina del quotidiano, che è una cosa ben diversa dal sogno di che bello fare i libri, che bello passare il tempo a leggere. La cucina è fatta di tante cose e viene, ed è l'insieme di tante intelligenze che si applicano a un progetto molto concreto, che è quello da un'idea o da un mondo di parole, un mondo di romanzi, un mondo di storie, poi si deve arrivare a un mondo che deve essere condiviso da tutti e che deve essere poi in qualche modo anche venduto, quindi da, a un oggetto che mette insieme tante forze e tante potenzialità di persone diverse che lavorano insieme e che devono dare, devono far parte del mondo di oggi, del mondo con le regole anche di un mercato. Ecco, arriveremo anche a questo discorso del mercato. Poi adesso voglio parlarvi di una cosa importante. Il titolo di questa mia conversazione con voi è un titolo che è mutuato dalla mostra che Salani ha appena la mostra dei 150 anni della Salani. Avevamo deciso naturalmente che bisognava festeggiare questo avvenimento che per una casa editrice è veramente una tappa fondamentale, 150 anni di attività ancora, è assolutamente un momento che dovevamo celebrare in qualche modo. La mostra, e quindi anche avendo un archivio straordinario, abbiamo voluto condividerlo, abbiamo voluto aprirlo nonostante le difficoltà del diciamo economiche, della difficoltà organizzative, perché poi una casa editrice che vive dei guadagni puramente dei libri, non è che ha alle spalle patrimoni da poter mettere a disposizione di una mostra. Quindi è una mostra che diciamo è stata fatta anche in economia, ma era proprio voluta per il piacere di far vedere agli altri quello che gli archivi Salani contengono e che è un patrimonio di bellezza, di arte, di artigianalità, di capacità di un paese anche di costruire la sua storia attraverso dei libri. Allora, noi l'abbiamo fatto con una determinazione incredibile, nonostante le difficoltà, ma mai ci potevamo aspettare un tale riconoscenza e una tale partecipazione da parte del pubblico. E questo ve lo dico perché? Perché la riflessione finale è che la gente tutta, e poi il target di questa mostra è stato un target complessivo, che dai bambini agli anziani, quindi la capacità di mettere assieme le famiglie e di riportarle a vedere dei libri. Allora, la riflessione finale è stata questa. Ma allora, perché le persone sono così legate al libro? Perché? Perché c'è questo affetto, questa gratitudine che noi abbiamo anche avuto e che mai ci aspettavamo? Allora, il libro è un oggetto particolare, evidentemente. Un libro è un libro, una copertina, come in questo caso perché noi abbiamo esposto una serie di copertine. Allora, c'è qualche cosa che ci lega nel profondo e che ci lega ai libri della nostra infanzia, trattandosi della Salani, no? E anche ai libri che ci hanno accompagnato nella nostra vita, che hanno accompagnato le persone che sono poi andate a vedere la mostra. Ma poi con un tale affetto, un legame, un'emozione. Perché? Perché il libro evidentemente tocca delle corde particolari. E questo è sicuramente il bello del lavorare in editoria, perché tu alla fine, a volte anche senza saperlo, senza
renderti conto nella difficoltà del quotidiano, perché poi è un lavoro faticosissimo che ti prende tutto il tempo, cioè non puoi lavorare in editoria entrando in ufficio alle 9, uscendo alle 6 e chiudendo, spezzando e poi non ci pensi più. È veramente un coinvolgimento totale. Del tuo essere, dei tuoi interessi, del tuo mondo, delle tue curiosità, e quindi per questo vi dicevo. E allora però è un oggetto che mette assieme tutto un mondo di una persona, perché è al tempo stesso un oggetto di sapienza, è un oggetto di intrattenimento, di evasione. E queste sono le due strade per cui un editore riesce a produrre sia dei libri che servono per passare il tempo, un tempo che può essere di qualità, ma è anche un tempo di pura allontanamento dai problemi quotidiani, dalle beghe, quella che io definisco, passare delle ore come se uno fosse in una stanza di un albergo molto bello, dove sta e si riposa, no? Leggendo e evadendo. Oppure è il tempo della sapienza, dell'arricchimento personale, della lettura che ti lascia delle tracce molto profonde, no? Dentro di te, che ti cambia e che ti arricchisce e che ti segna, come i libri per i ragazzi, no? L'esperienza della È la bellezza di lavorare con i libri per i bambini e per i ragazzi, perché non sai mai dove quel libro, come quel libro cambia la tua vita, segna il tuo percorso, la tua strada futura. In molti di noi quel libro lì ha aperto dei sentieri che poi sono rimasti sentieri, e col senno di poi dici: ecco perché io ho fatto quello, ho deciso nella mia vita poi di dedicarmi anche all'astronomia, e perché da bambino, quando leggevo, ero affascinato perché quel libro lì ha buttato il seme giusto della mia vita. E quindi trovo che anche questo sia una delle cose più belle dell'editoria. Lavorare in editoria, per voi che siete, la maggior parte di voi credo che sia qui per iniziare. Allora, l'editoria di oggi è un'editoria complessa, affascinante, anche perché si trova voi vi avvicinate a questo mondo in un momento di grandissimi cambiamenti. Di grandissimi cambiamenti dovuti non solo alla crisi o ai cambiamenti legati ad altri settori e altri momenti una fase storica complicata a livello internazionale, ma proprio perché l'editoria in sé, come settore, come industria, sta vivendo un momento di grandissimi cambiamenti. Sicuramente siete molto informati su quello che è il mondo degli ebook, del self-publishing, di cui sentirete parlare, del cambiamento, della chiusura delle librerie, del proprio mutamento del mondo tradizionale, che per tanti anni ha fatto funzionare, anzi ha avuto una grande crescita in Italia, ma ovunque nel mondo è proprio oggetto di studi e di riflessioni. Ma proprio perché siamo in un momento in cui, come si parla di una nuova era dopo Gutenberg, adesso è il passaggio a un altro tipo di lettura anche. Ed è anche molto bello per chi lavora e chi dovrà lavorare nell'editoria, far arrivarci in questo momento, proprio perché tutta la vostra intelligenza e la vostra capacità di essere cresciuti negli anni in cui sono arrivati
i videogiochi sono arrivati, è arrivato un certo tipo di intrattenimento, può servire a capire meglio in editoria dove andremo e quindi riuscire a mettere a frutto tutta la vostra esperienza degli anni passati, cioè degli anni in cui siete diventati adulti, già siete passati dalla scuola all'università, è importantissimo avere a disposizione e mettere nel lavoro poi, che fra poco, fra qualche anno, oppure presto, mettere proprio a frutto tutto questo vostro bagaglio di conoscenze che la mia generazione, per esempio, non ha, o almeno non aveva, che abbiamo dovuto costruire più in fretta e con tempi diversi, anche nella nostra capacità di capire determinate cose che appartenevano al mondo del web, al mondo dei computer e tutto al mondo del cinema, al mondo dell'intrattenimento. E quindi io dico sempre che noi vecchi dell'editoria abbiamo una fortuna incredibile ad avere i ragazzi che arrivano adesso, che per me sono assolutamente quelli che ascolto di più, proprio perché sono loro che riescono, hanno delle intuizioni e una velocità. Ecco, la vostra è una generazione che ha una velocità diversa rispetto alla nostra. E quindi siete voi quelli che faranno l'editoria del futuro, ma perché vi verrà molto più facile sicuramente riuscire a applicare tutto il bagaglio delle vostre esperienze a quello che è l'editoria e a dare la nuova direzione o almeno a dare sulla base di un mondo che adesso imparerete in questi giorni, nelle sue regole tradizionali, nella divisione dei compiti, nell'organizzazione del lavoro, nei vari uffici, nelle competenze, ma sarete sicuramente voi con il vostro curiosità e con i vostri riferimenti extra universitari a decidere e a dare uno sviluppo. Io la vedo sempre un po' così, questo arricchimento incredibile che può venire dalle vostre personali esperienze. Però sono sicura che questi mesi saranno dei mesi molto duri di lavoro. Ed è proprio come l'altra sera avevo a cena un grandissimo professore universitario, molto amato dai giovani. Lui diceva ai ragazzi che erano al tavolo con lui, diceva, questa frase mi ha veramente colpito, dovete scendere dalle montagne, però prima dovete salire, adesso è la fase di salire e di capire esattamente come l'editoria tradizionale funziona. E poi da quello sarà tutto più facile perché riuscirete a scendere poi e a capire come adattare e quali strade prendere. Meglio capirete come ha funzionato finora l'editoria, meglio sarete capaci di dare il vostro contributo e di lavorare poi insieme agli altri, lavorare in team, che è quello che sicuramente una delle più importanti abilità che dovrete avere è a ritagliarvi il vostro angolo, cioè la vostra unicità all'interno di una squadra che lavora. L'editoria di oggi è un'editoria che deve tenere molto presente il mercato, e quindi anche questo è un punto importante. Quindi, dopo tutto quello che imparerete, nel momento in cui arriverete in una casa editrice, in questo momento vi si chiede moltissimo io dico brutalmente, di riuscire a vendere un libro. Riuscire a vendere un libro è una frase brutta, forse, ma per spiegare una cosa, e per spiegare che bisogna essere in grado di capire quelle che sono le esigenze, i desideri, quello che la gente vuole,
vuole in quel momento, vuole leggere. E questo è detto in modo molto brutale, però in realtà significa avere una grande capacità di capire quello che c'è nell'aria, che è quello che serve in editoria, cioè avere quella capacità di intuire quello che crea il bestseller. Il bestseller che nasce per caso, nasce per mille motivi, perché non esiste una ricetta di bestseller, assolutamente. Ma il bestseller nasce anche dalla capacità di intuire che cosa c'è nell'aria. E quella dote lì la sviluppate solo dopo essere arrivati in alto su una montagna. È una dote che si ha riuscendo a capire quello che la gente vuole, come dicevo prima io, ma come vuole in modo sottile. Cioè quelle forze e quelle tendenze in quel determinato momento che sono proprie di un paese, oppure la capacità di capire che un libro che arriva dall'estero può anche funzionare nel nostro paese. È un libro che magari è un bestseller all'estero, non lo potrà essere nel nostro. Non sarà facilissimo, nel senso che ci vuole una grandissima consapevolezza anche di sé, e quindi una grande forza e un grande carisma personale per arrivare. Però non sempre basta questo, non sempre è solo questo che dà la possibilità di arrivare lì. La storia dei nostri bestseller, cioè parlo della Salani, è una storia di fortuna sicuramente, perché io dico sempre che un bestseller è il libro giusto al momento giusto, e per arrivare a quello probabilmente c'è una storia dietro, che è una storia di qualità, che è una storia di lavoro di squadra, che è una storia per una casa editrice di catalogo, è una storia di traduzione, c'è cioè una storia di capacità di tradurre un libro come si deve tradurre, cioè senza mai trascurare né la qualità ma neanche il linguaggio parlato. Ecco, per cui cosa serve a tradurre bene un libro è la capacità anche di aver letto i blog, di aver letto tante cose, di saper distillare quello che è il linguaggio di oggi, il linguaggio del mondo dei libri tradizionali, il linguaggio della televisione. Ecco, è un insieme di tante cose. Il bestseller che cos'è anche? Il bestseller è la capacità di al giorno d'oggi saperlo porre agli altri, cioè saper comunicare un libro, e uno degli elementi è anche riuscire a costruirlo insieme agli altri, insieme a questa squadra di cui vi parlavo prima. È la capacità di mettere assieme, di creare un mondo intorno, ma soprattutto di riuscire a comunicare agli altri che cos'è, che cosa contiene quel libro e perché quel libro che abbiamo scelto ci è piaciuto a tal punto, che bello, che è importante saperlo dire agli altri in modo semplice, perché poi alla fine la grande comunicazione è quella, ce lo insegna la pubblicità, è quella che riesce in poche parole a arrivare al cuore e a saperlo portare agli altri. Queste sono tutte tecniche che sicuramente si imparano stando insieme agli altri che lavorano a un obiettivo, ma stando insieme a se stessi, nel senso che, ecco, bisogna avere quella voglia, quella passione, quel desiderio di insieme tirar fuori da dei contenuti che sono in un libro, ma riuscire a portarli fuori. Non è importante solo dire: questo libro mi è piaciuto perché è scritto bene, perché è un bel libro, perché
perché quel libro contiene gli ingredienti che io sento possano essere i giusti per chi, magari non per me, ma perché prende quella fascia di persone che hanno quel desiderio di appassionarsi a quel tipo di realtà, perché apporta dei contenuti nuovi che non c'erano. Perché coglie l'essenza di determinati problemi che in questo periodo sono oggetto di riflessione da parte dei media. Perché invece quel libro ha un'originalità tale che è giusto portarlo agli altri, portarlo a conoscenza degli altri. Sono tanti quindi gli elementi che possono rendere un libro popolare agli altri e sono tante anche la possibilità di vedere quanto un libro possa rendere felici gli altri ed è sicuramente l'argomento legato alla passione, alla felicità della trasmissione dei contenuti del libro, uno degli elementi che possono sicuramente creare un successo intorno al libro, sono tantissimi. Cosa dirvi ancora? Tantissimo volendo. Fermatemi voi perché io posso solo anche raccontarvi l'esperienza di come abbiamo creato, o almeno come sono stati creati, o come sono avvenuti i fenomeni legati ai bestseller in Salani, la storia della Salani. Dal passato al presente è fatta di tanti momenti importanti che in 150 anni di editoria sono anche espressione di una storia e si sono legati alla storia di un paese, alla costruzione di un paese. Sono veramente moltissimi, parliamo da Pinocchio, arriviamo a Harry Potter, in mezzo c'è una vecchia Salani, c'è la storia di un'editoria per ragazzi, c'è la storia di un'editoria di settore, di nicchia, di letteratura popolare che la Salani ha portato avanti attraverso i decenni, c'è una storia legata al mondo anche della dei libri di nicchia o dei libri per le signorine, sono tantissimi all'interno di una casa editrice i filoni che veramente hanno creato poi un catalogo che è come il nostro, un catalogo straordinario, ma un catalogo anche che si è difeso per decenni e che è appartenuto a un vecchio mondo, mondo dell'editoria di una volta in Italia fino agli anni 70 e a una nuova editoria, quella che è stata che è partita negli anni 80, metà degli anni 80 con la creazione della collana degli Istrici e che è continuata fino al successo di Harry Potter, ma che ha visto negli ultimi anni fenomeni come Storia, il libro di Sepúlveda. Ma io porterei questi esempi soltanto per farvi, non come libri in sé o come libri che hanno segnato, ma perché sono libri che hanno segnato un'epoca, hanno segnato dei passaggi sicuramente nella storia del nostro paese e nell'evoluzione dell'editoria. La creazione di una collana come gli Istrici, probabilmente molti di voi sono cresciuti leggendo Roald Dahl, leggendo Astrid Lindgren. Ecco, voi forse siete a cavallo tra quella che noi definiamo la generazione Istrice e la generazione Harry Potter. Ormai abbiamo anche questa differenziazione proprio perché questo segna una delle tappe nella storia della nostra casa editrice. La generazione Istrice è una generazione che è nata negli anni, noi abbiamo iniziato a pubblicare gli Istrici nell'87 e quindi voi probabilmente eravate
bambini, quindi con due libri, tre libri, perché i primi tre sono due libri di Roald Dahl e poi si sono seguiti. Il primo è stato Roald Dahl e il GGG, il secondo è stato Astrid Lindgren, Pippi Calzelunghe, e poi un'altra Lindgren, un altro Dahl. Erano tra l'altro libri che erano già stati pubblicati in Italia, quindi questa storia la racconto solo perché. È perché allora evidentemente erano stati pubblicati in tempi in cui non era, il paese non era maturo per credere e per l'affermazione. E poi per un altro motivo, e questi sono tutti ingredienti che vi dico solo perché in questi giorni, poi in questi mesi approfondirete. Ma forse era anche, forse, perché questo è sempre col senno di poi, è sempre una riflessione a posteriori. Probabilmente non avevano anche avuto successo perché, soprattutto in un caso, che era il caso di Roald Dahl, erano stati tradotti con traduzioni non adatte alla forza dirompente del contenuto. E quindi erano delle traduzioni che noi abbiamo rifatto completamente, che fece Donatella Zigliotto, che li scelse e che ebbe la capacità, dirigendolo, le era stata affidata la collana, di rompere completamente col passato, ma anche probabilmente perché erano i tempi giusti, perché è altro elemento che vi dico, perché vi servirà per capire altre cose dell'editoria, perché uscirono con un formato e un prezzo. Il formato era un formato tascabile. L'Italia era abituata invece ai libri per ragazzi che avevano una veste molto rigida, molto libri regalati per Natale. Non c'era ancora una cultura legata all'editoria per ragazzi, al mondo dei ragazzi. I primi, quindi fu una collana insieme alla collana in quegli stessi anni della Mondadori, degli Oscar Mondadori, che cominciò piano piano a segnare un'epoca, ma anche per uno spirito, che era lo spirito degli Istrici, appunto, che doveva essere quello di rendere i lettori critici, i lettori bambini critici, ma era lo spirito di avere dei libri che fossero dei libri ad altezza di bambini, cioè che fossero dalla parte dei ragazzi, che vedessero la realtà coi loro occhi, come che erano gli occhi di Roald Dahl, cioè di chi guardava la realtà non in modo didascalico, in modo da insegnare, ma era veramente come un bambino vedeva la realtà, no? E quella sicuramente è stata la forza importante, iniziale, e poi quindi scegliere questi libri che avessero una capacità di aprire dei mondi, che fossero forti, che fossero delle avventure mentali e delle avventure sempre legate però a una caratteristica, che era quella della grandissima intelligenza e la grandissima capacità di lettura della realtà, che non c'era prima. Quindi una collana che ha venduto oramai milioni di copie, che ha formato una generazione, è una collana che poi ha segnato, come ha segnato un immaginario, è servita, come è servita probabilmente a voi, a farvi avvicinare alla grande letteratura, che poi avrete letto da più grandi, in un modo diverso, sviluppando questa vostra capacità di riconoscere quasi inconsciamente, attraverso il divertimento anche, no? Perché erano libri e romanzi che vi appassionavano, ma che quasi inconsciamente vi abituavano a una qualità, a una capacità di distinguere. Avendone letto poi un altro che non era all'altezza per una serie di motivi, perché non era tradotto allo stesso modo, perché non era illustrato allo stesso modo, cioè con una capacità, no?
Voi avete inconsciamente, siete arrivati inconsciamente, così come per l'illustrazione, che è lo stesso discorso secondo me, a dire preferisco questo a quest'altro, proprio perché c'erano degli elementi che sono gli elementi della qualità letteraria, della rappresentazione letteraria, e vi hanno abituato. Io dico sempre, se uno si abitua al meglio, poi è difficile, no? È come un bambino, non lo sa perché poi, quando è abituato a un certo tipo di cose, un altro libro gli piace meno. Ma perché ha sviluppato una sensibilità, lo stesso vale per le immagini, se si è abituato a guardare in un certo modo, a guardare, a guardare, a guardare, poi è facile riuscire, è quasi automatico, riuscire a distinguere la cosa che è meno bella, che è meno legata alla realtà oppure all'immaginazione, perché il mondo degli istrici è sicuramente un mondo che ha creato un immaginario così potente all'interno delle vite dei ragazzi, che li ha segnati per sempre e che poi ha permesso a un editore che ha scelto Harry Potter perché solo, perché la nostra esperienza è stata questa, non è successo nient'altro che aver letto il libro, aver deciso che era un libro di qualità e che era un esordiente, e quindi che però aveva una tradizione, apparteneva a un mondo molto importante, che era il mondo inglese, dove il libro per ragazzi era stato da sempre amato e curato a livello editoriale. Questi sono stati gli ingredienti che ci hanno permesso, non c'era nient'altro quando noi abbiamo scelto un fenomeno come Harry Potter. Quindi alla fine siamo stati premiati dal punto di vista editoriale per tutto quello che è successo dopo, ma che è successo dopo. E che viene spiegato da noi stessi siamo stati i fautori di questa decisione per l'Italia, ma era il libro giusto al momento giusto, era il libro che in quel momento, quindi oramai 15 anni sono, quest'anno sono 15 anni dall'uscita del primo Harry Potter, e sono stati questi gli ingredienti che ci hanno permesso, che ci hanno dato anche questa grande possibilità e che abbiamo sfruttato, perché è una casa editrice come la Salani. E poi è entrata in un circuito internazionale, e lo dico perché poi è stata capace di vendere molti dei diritti dei libri italiani all'estero, anche grazie a Harry Potter. Siamo entrati in un circuito fortunato, ma di visibilità, soprattutto in anni in cui l'editoria per ragazzi è poi uscita anche da un ghetto, da un sottogenere. E ha avuto, e capirete nei prossimi giorni, facendo le vostre lezioni, come è uscita da un meccanismo, anche l'editoria per ragazzi è uscita, grazie a Harry Potter, a un meccanismo, ai meccanismi di un'editoria di sottogenere, anche a livello di diritti. Cosa che ha complicato naturalmente l'esistente per noi, perché prima i meccanismi di acquisizione di un libro per ragazzi avevano dei parametri diversi, ma sicuramente ne ha beneficiato perché ha avuto la possibilità di vendere libri di qualità, però che prima da provincia del grande impero e da non eravamo riuscite a farlo, a venderle in tutto il mondo. I diritti dei libri di Silvana Gandolfi. Silvana Gandolfi ormai è pubblicata dall'America al Giappone, alla Corea, veramente in tutto il mondo, lo stesso Silvana De Mari e molti altri autori salani. Questo è stato uno delle gioie anche dell'aver avuto un bestseller come Harry Potter. Ma io ricordo sempre quella riunione in cui eravamo intorno a un tavolo, Luigi Spagnol, che è l'editore di Salani, disse: ma perché no? Abbiamo questi ingredienti magici, non sapevamo allora. E
Ma compriamo i diritti di questo libro, e avendo un catalogo di qualità, e quindi, e non è stato neanche tanto difficile, direi che è stata un'operazione editoriale, capirete poi cosa vuol dire acquisire i diritti, fare le offerte, fare le preempt e tutti i meccanismi, li capirete nelle prossime settimane quando studierete. Ecco, quando capirete questi meccanismi della filiera editoriale, che sono molto importanti, prima li capite meglio è, proprio perché poi, visto che è un momento in cui tutto cambia, voi sapete come ha funzionato finora e magari sarete testimoni in futuro dei cambiamenti di tutto il sistema editoriale a livello internazionale, in un'editoria che è sempre più globale. Un momento in cui tutto, se guardate le classifiche di tanti paesi, vi trovate gli stessi libri in cima alle classifiche ovunque nel mondo, e questo vi deve far pensare anche su come siete arrivati in editoria, arriverete in editoria in un momento in cui tutto è globalizzato, è impressionante, ma è così, e quindi non può essere cambiato. Bisogna capire, solo capire come funziona a livello generale, e riuscirete a capire anche come è possibile fare editoria oggi, e come però è possibile anche portare un vento di cambiamento che può nascere benissimo da voi. Quindi vi auguro che questi mesi siano di assoluto, prima di tutto, godimento e piacere, perché è bello conoscere non solo come funziona la casa editrice, come il mondo editoriale soprattutto sia un'impresa, e questo lo dico sempre, è importante moltissimo. Non pensate assolutamente che fare libri voglia significare che bello, avrò tutto il tempo per leggere tutto quello che nella vita vorrei leggere. No, non è quello. È applicare il mondo della cultura, il mondo dell'intelligenza a un settore industriale, a un settore, a un'impresa, a un mondo commerciale, a un mondo che è legato a tutto il resto, ma è un mondo di lavoro concreto. Più avrete il polso e più riuscirete a capire che il marketing, che sarà uno degli argomenti, il marketing è importante e lo potete costruire poi come vorrete voi, più siete creativi, meglio sarà. Però dovete capire che l'editoria di oggi è fatta anche di quello, non soltanto di cultura, di preziosità in mondo intellettuale, ma è fatto anche di concretezza, di mercato e di rapporti interpersonali, di capacità di costruire e di conoscere le persone, e le persone a livello internazionale anche, ecco. Che è anche molto bello, no? Poter scambiare le opinioni insieme ai colleghi, e che l'editoria, le esperienze degli altri, le esperienze dei colleghi, dei futuri colleghi che lavorano in altri paesi, sono fondamentali per vedere come fanno loro e per poter vedere come possiamo fare noi, ma in meglio. Questo è esercizio quotidiano che noi facciamo. Guardiamo come è stato presentato quel libro in Spagna. Ecco, stamattina, per esempio, abbiamo visto un esempio meraviglioso di come un libro letterario bellissimo che Salani pubblicherà per adulti nella seconda metà dell'anno è stato presentato in Spagna, che è un paese vicino a noi per cultura, ma che per a certi aspetti anche un po' indietro rispetto all'Italia, ma sono stati capaci, un libro difficile, bellissimo, un romanzo di formazione con uno stile meraviglioso, però anche come sono riusciti a costruire intorno a questa storia di un bambino
un vecchio e di lande desolate con uno stile essenziale purissimo, sono riusciti a costruire un insieme, un mondo intorno che era la maniera non facile per poter comunicare, far capire agli altri, a far comprare anche il libro, anche perché se il libro rimane bello, ma per pochi e purtroppo non sono più, non sono più, forse non lo sono state neanche in passato i tempi in cui un libro riusciva da solo poi a imporsi e a essere patrimonio di tutti quanti nella lettura, nella diffusione, nella comunicazione, che è facile perché c'è internet, che però poi alla fine nel mare generale è difficilissimo, per cui bisogna riuscire veramente a capire che tipo di strategia, dove arrivare con un libro, come riuscire a comunicare la bellezza di quel libro.